adesso abbiamo un grande ospite, un grande amico, è veramente un piacere averlo con noi. Squilla il telefono, allora diamo il buon pomeriggio, la buona domenica al direttore sportivo del Rieti, Malum Pasincato. Ciao Malù! Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora Malù, inutile dirti che è veramente un piacere per noi averti qui, e partiamo però da quella che è stata anche la bellissima accoglienza che ti hanno dato, insomma, tutti i colleghi ieri in tribuna, in sala stampa quando sei entrato. Sembrava che non te ne fossi mai andato da Catanzaro. Assolutamente, la devo ringraziare tutta la città, ringrazio i tifosi, ringrazio veramente tutte le persone che mi hanno accolto. Veramente per me è stata una settimana, come ho detto ieri in conferenza, emozionante. La mia prima squadra da professionista in Italia è stato Catanzaro, è stata, come dico sempre, un'esperienza breve ma intensa che mi ha lasciato veramente dei ricordi positivi, e anche la negatività di quel periodo mi è servito poi per la mia carriera. Dunque ringrazio veramente tutti che si sono... Molti sono venuti anche a salutarmi in hotel, che magari non potevano venire alla partita. Dunque veramente è stato qualcosa di bello. Peccato per me, per quanto riguarda poi il lato del risultato sportivo, però diciamo fa parte del gioco, e diciamo che sono andato via con un sorriso a metà per la sconfitta. Però per quanto riguarda l'accoglienza personale, veramente ringrazio tutti. Ciao direttore, Francesco Panza, una domanda sulla gara di ieri, perché il Rieti visto ieri al Ceravolo, al di là dei tre gol subiti, è sembrata una buona squadra che insomma lotterà per l'obiettivo stagionale, che è quello della salvezza. Grande fisicità dei giocatori, una discreta organizzazione di gioco, però ti chiedo a questo punto che impressione ti sei fatto anche del Catanzaro? Noi, come avete detto, e questo gli ho detto a fine gara al mio mister, ai miei giocatori, al mio presidente, al nostro DG, che non erano presenti, che la squadra comunque ha giocato una gara particolare, nel senso che è stata punita in 1-2 quando le cose potevano andare in maniera diversa, perché se analizzo la partita nei dettagli, dopo un minuto noi con Vassiliu potevamo avere la palla dell'1-0, è stato bravo Furlan, che è stato uno dei migliori in campo della formazione catanzarese. Dunque questo vuol dire che comunque qualcosa abbiamo fatto anche noi a livello di attacco. Diciamo che in questa categoria bisogna essere cinici. Il Catanzaro lo è stato, i giocatori più esperti lo sapevamo, noi siamo una squadra giovane in costruzione, una squadra che comunque deve anche qualche volta passare, diciamo, da queste situazioni per maturare, e se diventiamo più cinici, più spietati quando abbiamo quell'opportunità per cambiare le sorti della partita, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Il Catanzaro è una squadra che lotterà per i piani alti, è una squadra ben allenata da Mister Oteri, che praticamente ha un buon arsenale sportivo tra le mani, come dico io, perché tra molti presenti Coffisnaller, Ciccone e Canutè, sicuramente ti presenti con un tridente importante. Poi hai Statella, hai Figioreni, Mai, cioè giocatori, e poi Furlan, che ad oggi secondo me è il miglior portiere della nostra categoria, cioè veramente nel nostro girone fino adesso il portiere che mi ha impressionato di più. E ieri, se non siamo riusciti a fare gol, è merito suo. Sì, effettivamente Furlan ha disputato una grande partita. Però, direttore, ti chiedo, ieri ci hai un po' incuriosito in conferenza stampa, perché hai detto che, insomma, lo giudice ti ha chiesto informazioni su qualche giocatore del Rieti. Fra altre cose, Gondo, che era con la maglia 35 ieri in campo, era stato anche accostato a un certo punto al Catanzaro, poi è andato a Rieti. Buona impressione ha fatto anche Maestro ieri con voi. Ti chiedo allora, ma è vera questa cosa? Di chi ti ha chiesto informazione lo giudice? No, ma guarda, tra colleghi si parla prima e spesso anche dopo la partita. È normale che poi l'umore di uno dei due spesso magari non è mai come quello prima della partita, però si scambiano delle parole, delle idee e dei pensieri, sicuramente non senza fare nessun nome, nel senso comunque
è rimasto colpito da una squadra che sul 2-0 nel secondo tempo, anche a tratti in qualche modo, possiamo dire abbiamo neutralizzato il Catanzaro, non voglio dire l'abbiamo messa sotto, però per dire comunque abbiamo giocato la palla, abbiamo cercato di rientrare in partita, e questo è da dove dobbiamo ripartire per poi andare a fare veramente la partita che diventa una partita capitale per noi contro la Juve Stabia. Dunque ripeto, giocatori che magari non si conoscevano hanno avuto l'opportunità dimostrare ieri in un campo storico della Serie C come il Ceravolo, che hanno qualità importanti e magari che potremo sentir parlare di loro per squadre diciamo di alto vertice del campionato o di categoria superiore. Poi fra l'altro è da appassionati, no? Da detti ai lavori, ma da appassionati è bello vedere una squadra che fa un campionato come quello di Serie C così multietnica, avere l'opportunità anche di vedere, no, dei calciatori stranieri, che è difficile, no, solitamente vedere in terza categoria, ti dà, no, quel qualcosa in più, perché comunque hanno una cultura anche calcistica, Malù, differente, delle qualità anche fisiche. È un po' differenti. L'idea che al nostro patron Mr. Mantos Pulimakis, adesso anche con l'arrivo da qualche settimana del DG Gianfranco Mancini, cercheremo di porre i correttivi necessari, perché comunque l'obiettivo nostro, che tutti quanti dobbiamo saperlo, è quello di mantenere la categoria e possibilmente di fare plusvalenze, nel senso immettendo nel mercato italiano o altri mercati giocatori che praticamente sono arrivati come sconosciuti, ma che magari possono andare via da noi come giocatori importanti di prospettiva. Dunque la multietnicità è, a mio avviso, è un vantaggio. Certo, in certi frangenti magari uno dice il nostro campionato di Serie C è un campionato molto campanilistico, dunque diciamo lo sentiamo molto italiano, no? Sia a livello di allenatore che a livello di giocatori. Infatti l'unico allenatore straniero è proprio il nostro mister Ceu, che comunque ieri ha preso i complimenti da Uteri, perché comunque uno dei tecnici più navigati, che ti fa i complimenti dicendo la tua squadra ha giocato a viso aperto, a testa alta, vuol dire che comunque qualcosa di suo ha messo in questa squadra. C'è tanto da lavorare, però sono convinto che tutti insieme usciremo da questa situazione e cercheremo di stare fuori dalla zona play-out. Hai detto bene, insomma, ci uniamo anche noi ai complimenti di mister Rauteri, perché Rieti, come ho detto in apertura, ha fatto davvero un'ottima partita. È stata la squadra sicuramente che più ha impressionato allo stadio Ceravolo, Malù, questo proprio senza ombra di dubbio. Insomma, abbiamo visto giocare la Juve Stabia, abbiamo visto giocare la Vibonese, abbiamo visto giocare il Potenza, però ci aspettavamo magari anche una partita differente da parte dei tuoi ragazzi. Invece complimenti al mister, come giustamente sottolineavi, perché veramente è stato un bel vedere questo Rieti. Quindi al di là di quelli che sono stati i risultati degli ultimi turni, è il prossimo match che sarà molto complicato, perché lo ricordiamo, affronterete la Juve Stabia. Se hai un gioco, e questo lo dicevamo anche per quanto riguarda il Catanzaro quando i risultati non arrivavano, Malù, se hai un gioco alla lunga però poi i risultati arrivano. Sì, sono d'accordo, noi ieri potevamo entrare in partita solo col gioco e con quello stavamo cercando di entrare in partita. Poi se Furlan non so se ha fatto la partita dell'anno, ma contro di noi veramente ha fatto parate importanti, parate sontuose, non possiamo dire niente. Usciamo con rammarico di non aver segnato, però con la consapevolezza che se giochiamo così possiamo dare del filo da torcere a tutta, anche squadre più blasonate di noi, squadre costruite per fare un altro campionato. Direttore, ti faccio una domanda che insomma riguarda il tuo mestiere. C'è un giocatore, un profilo, non solo nel girone C ma anche negli altri gironi o nelle categorie inferiori, che secondo te insomma è di prospettiva? Perché hai detto prima bene tu, insomma, il Rieti è anche una squadra costituita da giocatori magari non conosciuti al grande pubblico. Addirittura ci sono squadre tipo il Rende che in questo momento, con giocatori assolutamente sconosciuti, sta facendo un grandissimo campionato. Allora ti chiedo, c'è secondo te qualche profilo, qualcuno che ti ha colpito finora? Guarda, ci sono, ma come ho detto prima, a volte in questi casi non è tanto spendere il nome, spendo una parola in generale dicendo che comunque ci sono gli talenti nel nostro campionato in tutti e tre i gironi,
ci sono anche delle realtà, delle situazioni di ragazzi pescati in categorie magari inferiori che stanno dimostrando di essere giocatori da Serie C, o anche giovani giocatori che impiegati dimostrano subito la loro personalità. E dunque diciamo che sul mio taccuino personale qualche nome lo ha notato, qualcuno è già difficile arrivarci, però sicuramente spero di non sbagliarmi che magari sentivo parlare di loro, perché comunque c'è qualità. E allora magari quando lo avrai preso questo giocatore, magari poi ci svelerai il nome, a cose fatte. Malu, ti abbiamo fra l'altro disturbato, ringraziandoti ulteriormente per aver accettato il nostro invito, perché tu stai vivendo una partita, la stai guardando ovviamente in TV, ma sono iniziate le qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa. Noi abbiamo avuto modo in altre sedi di parlare e raccontare di questa meravigliosa competizione, ma oggi è derby praticamente. Beh, oggi è derby, ma è derby, un derby bagnato, nel senso che praticamente la partita è stata interrotta per un nubifragio che si è abbattuto su Brazzaville. Dunque, infatti siamo abbiamo in attesa, visto che riprenda, siamo in no? attesa di capire quello che ne sa, perché comunque è un derby sentitissimo, una partita che tutti quanti, visto che siamo le due capitali più vicine al mondo, viviamo così. Adesso è stata ripresa, mentre parlavo la partita è stata ripresa. Vedi? Al 62esimo 1-1 era passato in vantaggio il Congo, e poi dopo è stato recuperato alla fine del primo tempo. Adesso dopo una pausa dovuta al fatto che comunque il campo era in cattive condizioni, una partita decisiva per tutti quanti, perché comunque nessuna delle due è ancora qualificata. Noi con un pareggio poi avremo una partita in casa con la Liberia per qualificarci matematicamente, visto che lo Zimbabwe ha già staccato il biglietto. E allora, direttore, visto che è ripresa la partita, non ti tratteniamo, anzi ti lasciamo guardare questa partita che sicuramente ti sta anche appassionando. Ti ringraziamo davvero per essere stato con noi, e magari poi ci rivedremo per la gara di ritorno a Rieti. Assolutamente, vi faccio in bocca al lupo per la vostra trasmissione. Niente, a tutti quanti ancora, ripeto, per la cosa che ho avuto ieri, come io ho detto, che il secondo risultato che guardo sempre appena quando giochiamo è sempre quello del Catanzaro. Credo che da ieri il Rieti sia, diciamo, la squadra simpatia per molti tifosi catanzaresi, dunque questo vuol dire che abbiamo fatto un bello spot positivo ieri durante la partita. Assolutamente sì, e complimenti ancora alla tua società per quello che sta facendo e per aver creduto in te, Malu. Noi ti vogliamo bene, ti ringraziamo ancora per essere stato in diretta con noi, ti ringraziamo anche per l'in bocca al lupo per questa trasmissione. Grazie Malu e buon match. Grazie a voi, buonasera.